In attesa del secondo set, di questo secondo quarto di finale di Super Pallino Blu, come tradizione di queste serate, abbiamo Oriano Amorati, che è il presidente del comitato di Ravenna, che consegna a Carlo Sandrini la medaglia di ricordo di questa serata che abbiamo vissuto insieme. Complimenti, Carlo. Grazie. Ormai, visto che sei un abitué, al prossimo anno. D'accordo? Certo, e intanto sulla tavola verde si stanno preparando i due protagonisti del secondo quarto di finale. Sono Giuseppe Perucchetti di Brescia, il vincitore del 2018, ed Enrico Rosa di Rimini, tre volte campione italiano master. C'è Perucchetti, naturalmente, che sta provando il biliardo, e intanto, a proposito di biliardo, ci ha raggiunto Paolo Tonelli per il commento a questo secondo set, che è il patron, naturalmente, come ben sappiamo ormai, di biliardi. Ricci, bentornato tra di noi. Grazie, buona serata a tutti. E vedremo un po' che cosa accadrà, dunque. Intanto vuoi fare un po' il riassunto di quello che è accaduto nel primo set, Norris? Nel primo quarto di finale è successo che Daniele Ricci ha vinto al tri-balls, un tri-balls abbastanza combattuto, con l'ultimo tiro facendo 16, cosa che è successo al suo compagno di squadra, Yuri Minocchi, ieri sera, che è già finalista, e però ha dovuto soffrire, soprattutto perché il secondo set l'ha un po' buttato le ortiche. Aveva vinto il primo set 51-36, nel secondo si è fermato sul 46, ha cercato la partita, ha sbagliato tutto e ha lasciato al suo avversario i punti decisivi per vincere, e quindi sull'uno pari è stato decisivo il tri-balls, l'ultimo tiro di calcio di Ricci, 16 punti, mentre Sandrino ha sbagliato e ha vinto quindi 30-16 il giocatore di Bellaria, campione italiano Master 2017-2019. Qui in campo due giocatori che tu hai già presentato, su Enrico Rosa dobbiamo dire che si è guadagnato, al di là di aver vinto questi tre titoli Master 2011, 2013 e 2014, la qualificazione alla fase finale attraverso praticamente un barrage molto impegnativo, perché è l'unico che è arrivato alle finali qui vincendo ben tre partite. Una partita di spareggio con Brunaldo Cicognani di Cesena al terzo set, 16-6 il tri-balls, una seconda contro Christian Gasperini 2-7-0, e la terza, derby casalingo contro Andrea De Antonis, che però nel secondo set ha sfiorato il pareggio. 2-7-0 per Rosa, sia con Gasperini che con De Antonis. Mentre Giuseppe Perucchetti è qui già ospite con la wild card, avendo vinto l'edizione, la seconda edizione del Super Pallino Blu, ed è stato protagonista anche l'anno scorso delle fasi finali. Perucchetti si è sobbarcato sicuramente un impegno, diciamo, più logorante per il viaggio, viene da Brescia, Rosa abita a San Clemente, qui a Rimini, è arrivato più riposato sicuro, ha visto come si fa a portare la vittoria dal suo compagno di squadra, perché Daniele Ricci è il suo compagno di squadra, a Bussecco di Forlì, e è abituato a giocare anche i tri-balls. Ne vedremo delle belle, perché sono due giocatori preparatissimi, entrambi hanno avuto una carriera molto importante nei Master, in questo momento sono tutti e due in prima categoria, però tra i prima categoria si fanno rispettare, soprattutto perché Rosa ha vinto anche ultimamente la gara nazionale di Milano, e Perucchetti è sempre fra i primatori nelle gare che, a cui partecipa. Quindi ne vedremo delle belle sicure. Certo, intanto è stato aggiornato dalla nostra regia anche il punteggio per quel che riguarda il trofeo a squadre, che è di 2-8, è naturalmente il computo dei set vinti dai giocatori, quindi in vantaggio, direi molto cospicuo un vantaggio, quello a favore della Romagna. Come detto, con noi c'è Paolo Tonelli di Biliardi Ricci. Soddisfatto, Paolo, della risposta del suo biliardo in queste serate? Beh, io dal punto di vista tecnico devo dire che abbiamo presentato uno dei nostri modelli con un aggiornamento tecnico, poi la parola la lasciamo ai campioni, a coloro che hanno calpestato il terreno verde. Da quello che ho visto, insomma, ecco, io non avevo interrotto prima, ma sì, 2-8 mi sembrava a posto, perché 2-9 è vero,
2 a 9. Perché era 1-8, quindi sì, hanno vinto un set ciascuno, per cui diventa 2-9. Perfetto, tutto aggiornato, tutto perfetto, suona il timer, il che significa che si comincia e andiamo a vedere questo secondo set che vede di fronte Giuseppe Perucchetti ed Enrico Rosa. Enrico Rosa al servizio, primo pallino. Due punti di prima passata. Ma mi sa che arrivano poi anche gli altri 10. Beh, l'inizio è promettente, sì, Paolo. Lo vedo molto in palla, insomma. Sì. Si è visto anche dalle prove che stava facendo. Sì, ma adesso possiamo dire che Paolo Tonei potrebbe anche tifare più per Rosa che per Perucchetti, anche perché è il testimonia della pubblicità che mandiamo in onda proprio in questa diciamo occasione. Quindi è un tuo, chiamiamolo, indossatore, o una tua insegna. È una mia insegna, mia. Poi, anche in questo caso, come vedi, campeggia sulla maglia uno dei pochi che ha una sponsorizzazione, queste sono maglie neutrali, quindi se l'hai portata espressamente a casa, evidentemente... Sicuramente mi toccherà pagargli una cena. Va con una due cena. Due si vince. Si chiude tutto con una cena. Adesso dopo i 10 bocciata Rosa però si gioca male le ulteriori due in accosto e esaurisce le proprie boccette o quasi. Si va a giocare l'ultima con residue possibilità di limitare i danni, perché Perucchetti ha poi tre boccette consecutive. Quindi diciamo che è una novità, no? Così come è apparso la prima volta nel campionato 81-82 sulle maglie dei calciatori di Serie A la sponsorizzazione, qui è una novità sulla maglia, sì, devo la dire, sponsorizzazione sulla maglia. No. Negli ultimi tempi si era persa un pochettino, adesso è ora di ripristinarla, insomma, via. No, adesso nel biliardo ci sono tante. No, io stavo scherzando. Le nostre maglie qui, purtroppo, devono essere integre, certamente. Quindi solo se uno si porta il proprio sponsor personale, noi non saremmo in grado di ovviare a tutte le esigenze dei vari giocatori. È ovvio. Qui c'è già l'accosto per Perucchetti che va di calcio. Un calcio per il momento infruttuoso, ma quella boccetta rimane in gioco per essere attaccata nuovamente con una due sponde lunga corta. Ce la può giocare tranquillamente anche perché l'accosto ce l'ha ormai in saccoccia. Gioca una due sponde non lunga corta, ma corta lunga. Perucchetti, la stretta... Bravo, ci sono 16 punti, solo il rosso. E Rosa, dopo la bocciata, ha giocato 3 boccette da dimenticare e viene punito, dice, anche un po' impietosamente, da questa esecuzione di Perucchetti, che può giocare anche la prossima di rimessa e lasciare 3 boccette in mano all'avversario, che può fare quello che vuole. È un viatico che non porta grossi risultati. Vediamo se sfrutterà anche questa. Una volta una tre sponde a risalire per mandare quella bianca sul castello. Attenzione. Ci siamo, mi sa. Ai, per Rosa si fa difficile perché Perucchetti ne fa altri 8, più l'accosto, la boccia sul 25-10. 10-0, 10-25, insomma. Un parziale piuttosto pesante. Sì, quelle tre palle. Tutto di quel 16 quelle però, insomma. Però aver lasciato tre boccette e poi giocare con tranquillità, insomma. Adesso vediamo poi se sfrutterà anche la possibilità. No, fortunatamente rimane senza birilli. Il tiro di bocciata, il primo tiro di bocciata non è riuscito a sfruttare Giuseppe Perucchetti. La bocciata. Devo dire che ho visto che ha forzato molto e logicamente una sponda insacca il pallino e limita, diciamo, la traiettoria trasversale, il famoso cosiddetto taglio, mentre se colpita più dolcemente ha più possibilità di
sì, di poter andare verso il castello. Esatto. Ma questo biliardo, abbiamo visto specialmente con Ricci, ha un rinterzo lievemente inferiore ad altri poi biliardi. Ho visto male o... No, beh, adesso il biliardo è difficile giudicarlo, è stato montato da poche ore, quindi logicamente deve essere un attimino un po' sciolto, come si dice in gergo, deve avere insomma la necessaria... Sì, l'uso praticamente, esatto, per domani sera, necessario usura, per la finale, usura. Sarà il top sicuramente, certo, sicuramente. Deve sciogliersi un attimino, diciamo. Diciamo che sarà completamente rodato a quel punto, no? Con l'usura giusta perché venga disputata una finale straordinaria come quella che ovviamente ci aspettiamo, visto il valore comunque di tutti i giocatori che abbiamo visto esibirsi in questa tornata 2020 di Super Pallino Blu. Siamo al secondo... anche questa è stata una giocata mica male. Diciamo un tentativo abbastanza così, inusuale, forse non so, non mi sembra che fossero indirizzati. Però, forse voleva comunque prendere il punto, ma... E ce l'ha fatta, direi, certo. No? Rosa la botte di vantaggio, ma per conservarla deve giocare una prossima giocata non agevolissima. Non sono messi minime sbavature. Gioco una tre sponde a risalire. No, troppo larga mi sa. Beh, però se si ferma di fianco al pallino fa il minimo indispensabile. È giusto, è giusto. Gioca di taglio per abbassare quel pallino verso la propria boccetta rossa e ingabbiarlo fra due rosse. E beh, se la gioca benino, La gioca male, molto bene. Niente male, sì. L'ultima di Rosa, importantissima per riguadagnarsi il diritto alla bocciata e fare i punti di accosto. Rosa invece sbaglia tutto e lascia il pallino. Sì. Giuseppe Perucchetti è anche uno di accosto, 26 Perucchetti, 10 Rosa. Beh, dopo il 10 iniziale Rosa ha lasciato un po' a desiderare, ha sbagliato un po' troppo e ha consegnato due pallini di seguito al suo avversario che si è anche... distinto per due tiri di realizzo da 24 punti, di bocciata anche Perucchetti sembra in grande serata. Questi sono i primi due punti che ottiene. Sì. Fortunatamente per Rosa non ne approfitta. Sì, non ne ha approfittato due volte. Due bocciate ha fatto due punti, una media irrisoria. In due occasioni consecutive non ha approfittato. Questo pallino attaccato a sponda può dare a Rosa l'opportunità, ecco, se l'è giocata molto bene, di ritornare a poter gestire il gioco se Perucchetti non risponde subito bene in accosto. Questa è una bellissima giocata, comunque, sì. Rimanere proprio sul pallino, perché, distante un dito. Vediamo se ce la fanno rivedere dall'alto, sono veramente, eccolo, lo vediamo, sono attaccati, giusto? Se smezza lo prende, ma se prende pieno, mi rimane sa di bianco. No, adesso ha peggiorato ulteriormente la situazione. Sì, quindi... perché li ha accostati ancora di più. Sì. Ecco, il pallino sponda, attaccato sponda,
è un'arma a doppio taglio. Se chi va all'accosto mette la prima come la messa rosa, le difficoltà sono tutte del tiro successivo. Il pallino un po' più alto magari dà qualche possibilità all'avversario di poter... Ce l'ho fatta. Ha risposto bene per Rocchetti, ma però ha rimasto poi... Ha ancora solo una boccetta, vede. Non è una situazione ideale per Rocchetti. Soprattutto se Rosa riesce a metterla ancora lì. No, va un po' più laterale. Non se la gioca benissimo. Doveva sicuramente metterla una volta che è laterale dalla parte opposta, se voleva creare dei presupposti migliori Rosa. Vediamo un po' a posizionarsi proprio in mezzo. Ma andando così vicino, un segno rosa, un'unica scelta, tirare, un tiro sì. Ad allargare, per spaiare, e succede tutto. Per spaiare in tutto. Sì. Praticamente hanno girato solo le rosse o quasi, una però è rimasta... e Rosa costretto a giocare un punto. In accosto per guadagnarsi il pallino. Di recuperare con una bocciata. Sì, pallino Rosa. Di uno di accosto, 11 a 28, e secondo pallino per Enrico Rosa. C'è. Certo che c'è. Un altro tiro piatto da ottenere addirittura il 12. Sì. No. Invece no, 10. Rosa, 10. Rosa, 2 bocciate, 2 10. È riuscito a rientrare in partita. Sì, a recuperare, ma dobbiamo dire che era bocciata di ritardo e comunque ha 7 punti in meno contro un Perucchetti che ha fatto solo 2 punti bocciati. Il che vuol dire che a volte sapere sfruttare i tiri di rimessa diventa un'arma non indifferente da sfruttare. Accosto a tre sponde per Rosa. Deve avvicinarsi il più possibile al pallino senza infilarsi. Non si infila sicuramente perché rimane molto distante dal pallino. Anche Perucchetti gioca la tre sponde. Piccola sbavatura di Perucchetti che sì. Però è premiato con l'ultimo mezzo giro. Mezzo giro della rossa che forse ha preso il punto. È chiamato l'arbitro alla misurazione, Maurizio Donini. Un po' di lavoro anche per loro. La coppia di Super Pallino Blu da 3 anni consecutivi, sempre sì. Questo è il quarto, da 4 anni consecutivi, coppia vincente degli arbitri provinciali di Forlì Cesena, Stefano Stagnani e Maurizio Donini. Il comitato provinciale di Forlì Cesena, che mi permetto di ricordare, è il motore anche di questa iniziativa, anche perché poi dietro le quinte c'è al lavoro qualcun altro, al di là del presidente provinciale Luciano Nardi c'è anche Augusto Montalti che supporta l'aspetto logistico della sistemazione dei segnapunti. Ma attenzione, Rosa va all'attacco, sbaglia completamente la gittata, perché qui oltre a perdere un'altra boccetta di vantaggio non combina granché, perché il punto rimane del rosso. C'ha ora l'opportunità Rosa di giocare di rimessa sul pallino, l'ultimo tiro di questa tornata.
Se la gioca bene, bel tiro da 6 punti, praticamente impatta la partita. Forse adesso, ne lascia 8 lui. Però ne prende molti di colore. Può prendere il colore, può prendere anche dei punti di rimessa, dipende dalla scelta di Perucchetti, che comunque ha già l'accosto certo e anche un vantaggio di un punto già in classifica, 28-27, che può solo aumentare se non commette qualche errore inaspettato. Scelta non facile, a quanto pare. Sembra orientata a giocare un tiro a due sponde per far scivolare quella bianca sul castello. Ma io avrei scelto gli 8 di colore. Ma gli 8 li potrebbe fare lo stesso, non è questo il problema. Gli 8 li poteva fare comunque, adesso deve guadagnarsi, deve comunque sempre spostare quella boccetta rossa. Se lo faceva prima magari aveva due tentativi, adesso ne ha uno solo. Ci gioca una candela, come tocca rossa, se scivolano tutti e due verso il basso il gioco prova, è fatto. Prova la giocata facile. Scivolano tutti e due, bel 8 di colore per Giuseppe Perucchetti. Perucchetti 8. Che a sentire dal sottofondo non ha sicuramente tanti bresciani in studio, perché questo di colore meritava sicuramente qualche gratificazione. Certo, qualche gratificazione. Però ci vuole pazienza, siamo a Cesena, i tifosi, quelli che ci sono, pendono più per il Riminese. Per il bianco. Sì, per il bianco. Perucchetti sbaglia. Terza. No, attenzione però, ci può stare il rientro. Attenzione perché ne fa 8, Attenzione, questo è un 8 che, che ha dato 8. Un po' trovato così per strada, perché forse a volte sbagliare completamente il colpo ti dà la possibilità di avere l'aiuto del biliardo che corre in terzo con l'ultima passata, esatto. Ha portato dentro quel pallino. È un tiro che ci sta, lo vediamo, si vede spesso. Anche abbastanza spesso, sì. Perucchetti 44, Rosa 27. Rosa che ha fatto solo due bocciate, 2-10, ma per il momento non è sufficiente per tenere il passo di questo bresciano che qui al Superino Blu ha sempre fatto delle grandi prestazioni, vincendo anche la seconda edizione. È vicino a chiudere il primo set, Il rischio di Perucchetti era quello di prendere anche un po' il pallino e quindi non riuscire a guadagnarci l'accosto. Ora gioca la terza, importantissima giocata. Prendendo il punto mette sicuramente un po' più in discussione la distribuzione dei punti di accosto, che comunque è favorevole da Enrico Rosa, che ha due boccette di vantaggio, può giocarsi anche un tentativo a tre sponde per il realizzo dell'accosto. Se lo fa lo deve far subito a tuo tiro, se no deve andare all'accosto per eventualmente, va al tiro a tre sponde per togliere quella rossa e possibilmente farla passare sul castello. Beh no, sul castello non ci passa sicuramente, però prendendo il punto ha già fatto un buon risultato. Certo. Anche perché ha una palla di vantaggio. Sì, ha due boccette di vantaggio, quindi adesso Perucchetti può giocare l'ultima. Se la può giocare anche per chiudere l'incontro, perché adesso quella bianca che è vicino a sponda può essere colpita di due sponde di calcio, se fa due birilli chiude e comunque se passa va a prendere il punto.
eccoli qua, il tiro che può dare la partita che invece non riesce. Non arriva. Perché l'obiettivo di Perucchetti era di fare almeno due birilli per chiudere, mettendo quella boccetta lì sul castello comunque in qualche modo condiziona Rosa, che difficilmente potrà attaccare quella rossa, perché con la propria boccetta lì rischia di lasciare dei punti. La Rosa ne ha 27, 5 di colore potrebbero non essere un risultato soddisfacente. Ma forse è meglio accontentarsi che rischiare la bevuta. Addirittura si accontenta dei tre, perché qui più di tre non sembra ottenerne. Rosa, tre. E in effetti ha giocato per i tre. Spostare molto quel pallino non era così semplice, quindi ha optato per il... Molto dipende da questa giocata. Beh, adesso dipende anche dalle successive, perché adesso sul 30, anche se fa 10, arriva no, in partita. Però ritorna in partita. Certo. No. Forse si è avvicinato un po' più rispetto a prima, al castello, in posizione del pallino. Mi sembrava che fosse un po' più largo in precedenza, Però due. Con due punti rimane molto lontano, 32-44. Costo lunga gittata con qualche esposizione di troppo. Per l'accosto a due sponde Perucchetti al doppio bersaglio, come tocca pallino, boccetta, i giochi sono fatti per guadagnarsi l'accosto. Se abbassa quel pallino, lo avvicino alla rossa bassa, addirittura ne ha due vicino al pallino blu. Rosa a tre sponde, Questa è una tre sponde molto importante, perché se prende l'accosto può ancora dir la sua su questa tornata, se sbaglia come in questo caso ha pochissime possibilità di guadagnarsi l'accosto, e il set è in questo momento in mano a Giuseppe Perucchetti, 44-32, due boccetti in più. L'ultima di Rosa, sempre tre sponde a risalire, stavolta la forza c'è sicuramente, c'è per andare a guadagnarsi l'accosto. Non solo l'angolo giusto. Sì. Anche in precedenza, se fosse stato un po' più sostenuto, avrebbe raccolto. Adesso Perucchetti con due boccette può mettere a segno il colpo risolutore. Se prende il punto subito può dedicarsi al calcio, se prende bene può fare giocato di colore, insomma ce n'è per lui. Gioca per guadagnarsi l'accosto con questo tiro, se toglie quella bianca crea anche altri presupposti, se ha guadagnato l'accosto va al calcio, se no lo può conquistare. Ma non è così chiaro. Non è così semplice che sia rosso, Sì. Potrebbe essere bianco. Non è così chiaro. Gioca
Cioè, quante sponde a risalire? No, una, due sponde in appoggio sulla propria boccetta. E beh, questa è una bella giocata, perché un pallino che cominciava a complicarsi adesso dà la possibilità a Perucchetti di bocciare. Ci sono tre addirittura, sì, tre. E a 47 vorrebbe dire che con due birilli è molto importante il 3 rispetto all'1 solo, perché diversamente deve farne 3 dei birilli di bocciata. 3 perlomeno, 3 bianchi, perché se fai il rosso... Certo, avanza. Una misurazione molto importante. Comunque Perucchetti si è guadagnato il diritto alla bocciata per il set ball, il primo set della partita tra Rosa e Perucchetti, che si avvia alla conclusione. È bianco, quindi deve fare 3 birilli Perucchetti, perché boccia sul 45 a 32, quarto pallino. Rosa ne ha bocciati 3, avendo avuto anche l'acchitto iniziale, praticamente ha perso 2 volte il servizio, dobbiamo pensare. Ma Perucchetti di bocciata non è stato esemplare, ha fatto 3 bocciate, un 2, un 8 e 2, 0, e adesso direi che si riapre lo scenario di questo primo set con Rosa che ha 32 punti e ha anche un pallino attaccato a sponda, che è l'unica posizione dove è riuscito a controbattere il suo avversario nell'accosto. Beh, situazione che può creare tante disagi, soluzioni. Diciamo. Sì. Bravo. E ne viene fuori molto bene Giuseppe Perucchetti, perché prendendolo con la prima boccetta consegna a Rosa un compito non semplicissimo per ribatterlo. Eh beh, se smezzasse la propria e smezzasse anche la rossa, potrebbe scivolare via, ma potrebbe portarsi dietro anche il pallino, quella rossa. Se si porta dietro il pallino è un guaio, perché Rosa perde la boccetta di vantaggio. Esattamente ravvicinate le biglie, che qualsiasi tocco, anche fortuito, può causare un risultato diverso. Sembra orientato a giocare addirittura una 4-3 sponde d'effetto. Poi torna sui propri passi. No, gioca la 2 sponde, anzi la 1 sponda forse, no, 2, diventano 2. Poi la boccetta, poi smezza, il pallino è rimasto abbastanza vicino alla bianca, sì. Ma ha avuto anche un momento in cui sembrava volersi seguire la rossa. Perucchetti adesso ha una possibilità di andare tra boccette e pallino con una semplice 2 sponde. Eccolo qua. Questo set si decide sicuramente in accosto in questa tornata. Non benissimo, è soddisfatto. Non benissimo, no. Perucchetti. Non è proprio... Però Rosa deve stare attentissima, perché la minima sbavatura vuol dire sconfitta. Ha ripreso, ancora ha mantenuto di nuovo a costo. Il punto, sì. L'ultima di Perucchetti. 2 sponde. La vedo piuttosto corta. Sì, è corta. E il bianco riceve un omaggio inaspettato, perché può giocare l'ultima di rimessa. E queste sono le classiche fasi dove lasciare una boccetta in mano all'avversario può voler dire sconfitta. Rosa ne sa qualcosa, perché ha preso ben 24 punti di rimessa su una tornata dove aveva addirittura lasciato 3 boccette. Cerca comunque di cambiare completamente il volto alla partita a questo punto, no? Ah certo, se riesce se a indovina, azzeccare questo colpo. Se indovina il colpo. Non sembra... No. 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 Rosa
Anche perché se avessi indovinato il colpo con la bocciata a disposizione... No, no, faceva partita. Eh sì, eh. Però era abbastanza difficile il tiro di rosa, che la boccetta rossa era troppo vicino a sponda. Vediamo se si quarto conferma. Pallino di rosa. Sì, no. Per la seconda volta consecutiva fa solo due punti rosa. Sì. Dopo i 2-10 iniziali, rosa. Due passaggi quasi a vuoto. Due. E rosa rimane sotto di 10 punti, 35-45. E questo è il primo set del secondo quarto di finale. Naturalmente di fronte ci sono un rappresentante degli All Stars e un rappresentante della Romagna. Il vincitore affronterà subito dopo. Ovviamente Daniele Ricci, e saremo Daniele sempre Ricci in diretta anche per la seconda semifinale. Attenzione, poi, perché sul 35 con un 16 si chiude. Sì. E poi ricordiamo ancora una volta che la finale invece andrà in onda sempre in diretta domenica sera a partire dalle ore 21. Tre sponde, serve il 16 per chiudere, il compito tiro non arriva, ma ormai Rosa deve attaccare fino in fondo. Deve continuare a provarci. Eh beh, sì, ormai sul 35-45 ha due bocce di ritardo. Sì. Certo che bisogna fare il pieno, e non di benzina. Tre sponde sul pallino. Servivi il 16, ci è andato vicino, perché non è caduto il rosso. Con questi 8 comunque arriva in una zona molto calda. Sì. Deve giocare anche la prossima sul 43, ma deve fare altri 8 punti. Rosa, 8. E il tiro non sarà dei più semplici, ma quelle situazioni dove la boccetta e il pallino sono in prossimità del castello possono aprire tanti scenari. Potremmo avere anche un epilogo a sorpresa a questo punto, no? Visto e considerata com'era la situazione solo pochi istanti fa. Poi Rosa ha sbagliato la bocciata. Sì. Anzi, praticamente ne ha sbagliate due, perché ha fatto gli ultimi due da due punti. Se avesse fatto 2-10, comunque almeno dalla sua espressione capiamo che si gioca tutto, certo, in questa giocata. Non prende nessuna parte. No. Il set se ne va. Ancora. No, se ne va adesso, perché ancora Perucchetti ha praticamente gli 8 di colore, gliene bastano 5, quindi 45, con due giocate 45 e 8 fa 53 e va a chiudere il primo set. Sì, 50-43 per Giuseppe Perucchetti. Adesso quando avrà giocato questa boccetta? 45-8? Ma bastano 5 per fare 50. Però va a 53. Si ferma a 50. Vabbè. Non gioca l'altra. 50-43. E questo è il primo set di questa secondo quarto di finale. Vi ricordo che siamo sempre in diretta e torneremo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità, sempre in diretta per il secondo set del secondo quarto di finale di questa edizione 2020 di Super Pallino Blu. Regia, siamo di nuovo insieme e siamo ovviamente sempre in diretta. E ora il secondo set di questo secondo quarto di finale. E Perucchetti va alla prima bocciata. Beh, Perucchetti non aveva fatto una grande prestazione di bocciata nel primo set, l'aveva vinto di rimessa. Facendo ben 24 punti di rimessa, adesso parte addirittura peggio, perché lascia sul campo due punti con questo rimpallo. Diciamo che il primo set ha lasciato un po' desiderare di bocciata, parte peggio nel secondo, ma ha già vinto uno e quindi può dormire un po' più tranquillo. Certo, intanto ci è venuto a trovare, io lo ringrazio naturalmente anche a nome di tutti i telespettatori, il presidente federale Andrea Mancino. Bentornato naturalmente tra di noi. Grazie. E adesso seguiamo questo secondo set di questo secondo quarto di finale, come abbiamo sottolineato. Accosto a tre sponde di Perucchetti, lievemente troppo forzato, perché allontana il pallino blu un po' troppo dalla boccetta rossa, consentendo a Rosa
di giocare con più facilità il tiro a tre sponde successivo. E in effetti Rosa riesce agevolmente a prendere il punto. Adesso ovviamente, vista la situazione, visto che si è ricominciati da capo, si gioca molto, almeno per il momento, alla Costo. Poi naturalmente da lei Presidente, con lei Presidente, parleremo anche dell'evoluzione che ha avuto nel tempo questo, il mondo del biliardo, perché dobbiamo definirlo come mondo del biliardo, perché le boccette è solamente una piccola parte ovviamente di quello che riguarda tutto il mondo del biliardo. Quindi sì, quando parliamo di biliardo parliamo in senso generale, ovviamente comprendendo la goriziana, ovviamente comprendendo le stecche, birilli, i cinque, certo, birilli e tutto quello che è appunto il grande mondo del biliardo. Vai pure Loris. Niente, abbiamo avuto un tiro di rimessa di Perucchetti che non ha fruttato granché. Rosa è andato all'accosto per mantenere la boccetta di vantaggio, per il momento l'ha conservata. Ci apprestiamo a seguire l'ultima giocata di Perucchetti, che ci ha sorpreso con un tiro di rimessa quando stavamo pensando che ci fosse un gioco solo in accosto. Magari sembra quasi orientato anche nell'ultimo, no, alla fine sceglie di giocarsela in accosto. Costo a tre sponde presumibilmente, ma no, va all'attacco. Però prende di prima passata e combina un guaio. Sì, perché lascia Rosa anche un grandissimo errore di fare otto di colore. Sì, perché c'è solo una boccetta rossa che costruisce. Sì, certo, sì, che togliere da quella posizione non sarà facile, forse conviene cercare di spostare il pallino verso l'alto. Però c'è solo un punto comunque dove non possono è, essere gli otto di colore. Non è sicuramente facile, considerando che ha solo una boccetta a disposizione, fra l'altro. Vediamo. Ci provo comunque. Cosa studia? Elettivo veleitario, ma non eseguito male. Anzi, forse è successo il tiro. Tre ci sono di sicuro, mi pare. Della domenica. Anzi, ne rimango. Quella mi sembrava che ci fosse. La discussione fra la rossa e la bianca adesso. Certo che Rosa si è giocata benissimo. Sì. L'errore di Perucchetti, sì, che ha cercato forse un colpo, sì, allora, difficile. Allora, vediamo cosa hanno deciso. Hanno deciso che sono otto di colore. Che sono otto di colore. Otto. Beh, questa, grande giocata. Questa grande è stata una bella pubblicità per il biliardo, no? Questa, certo, giocata. Assolutamente. Rosa, che era partito 10-0 anche nel primo set di bocciata, ma stavolta fa ancora il 20-0, mi sa. Sì. No, 18. Vabbè. Comunque è una bella giocata. Timido applauso, però la giocata, vabbè, comunque è molto valida. Allora, dicevamo, intanto tu, Loris, interrompici quando vuoi, naturalmente. Stiamo vedendo il replay di questa splendida giocata da parte di Rosa. Sì, e dicevo, Presidente, allora, sottolineiamo questo momento particolare di crescita che ha il mondo del biliardo, ma a quanto ha contribuito anche a questa crescita il fatto che voi siate riusciti finalmente, dopo tanti tentativi, mi è sembrato di capire, ad entrare comunque nel mondo della scuola? Allora, il mondo della scuola è stata una scommessa. Le dico solamente che all'inizio i presidi non volevano nemmeno parlare di biliardo. Ci credo. Poi invece hanno capito, hanno visto che non solo questa è una vera disciplina sportiva, ma soprattutto è una disciplina che avvicina i ragazzi a determinati concetti della geometria, della fisica, e soprattutto è una disciplina che aiuta molto la concentrazione. I riscontri che noi abbiamo avuto da tutti i tipi di istituti, dagli istituti tecnici ai licei classici, è un riscontro certamente positivo in termini di miglioramento dell'attenzione dei ragazzi, divertimento, eccetera. E quindi per questo per noi rappresenta sicuramente un fiore all'occhiello. Ormai, mentre prima dovevamo pregare le scuole per portare i biliardi, adesso ci troviamo nella situazione inversa. Che le scuole vi chiedono. Le scuole ci chiedono, e questo certamente per noi è motivo di orgoglio, perché è un momento, ecco, di sdoganamento del concetto del biliardo, da
la sala fumosa a biliardo inteso come sport e come attività sportiva completa per i ragazzi. Certo, a questo, come lei ha sottolineato, credo che abbia contribuito anche il fatto che si è capito che lo studio delle traiettorie significa studio della matematica o lo studio dei vari, delle varie situazioni che si creano anche con le sponde, chiama in campo anche moltissimo il mondo della fisica, per cui indirettamente i giovani finiscono per appassionarsi alla matematica e alla fisica. Sì, diciamo che io do una spiegazione un po' più semplicistica, diciamo. Che certo, se i ragazzi cominciamo a dire che il biliardo è matematica e fisica, magari abbiamo l'effetto opposto. No? Però nel momento in cui i ragazzi si approcciano al biliardo, le prime cose che noi insegniamo è innanzitutto il rispetto dell'avversario, l'educazione sportiva, l'educazione sul campo di gioco. Poi è chiaro che il biliardo inevitabilmente si presta ad allenare la concentrazione e a capire magari determinati, ecco, la teoria dei corpi rotanti sul biliardo si riesce a spiegare benissimo ed è un'applicazione pratica di quello che è un concetto che quando si studia a scuola diventa teorico. E quindi questo doppio risvolto, no? Presidente, vediamo la bocciata passiamo la parola a Loris. Sì, non è successo granché, abbiamo visto un Perucchetti che ha raccolto un costo da un punto, ha cercato anche un tiro di rimessa a due sponde su una boccetta laterale che nel primo set l'aveva premiato con un 16, stavolta non ha fatto nulla e di bocciata, però ne fa 10, primo 10 di Perucchetti, ricordiamolo che Perucchetti ha bocciato 6 pallini, questo è il sesto, nei precedenti 5 aveva fatto solo un 8, un 2 e addirittura un 2 punti persi. Serviva a Perucchetti darsi una scossa di bocciata perché Rosa aveva preso il largo, ma adesso è ad appena 7 punti di ritardo da Rosa, 11-18. E adesso vediamo i vari costi. Presidente, può chiudere quindi il concetto? No, il concetto è che innanzitutto noi lo presentiamo come un divertimento, perché lo sport innanzitutto deve essere divertimento. Poi ci sono dei valori che col biliardo si riescono a trasmettere. L'educazione, l'attenzione, diciamo che il riscontro che ci arriva spesso dai presidi è che anche ragazzi più vivaci, magari in classe sono più vivaci, frequentando i nostri corsi scolastici del biliardo aumentano il livello di attenzione anche in classe, aumentano il livello di, permettetemi di dire, di educazione non scolastica. E quindi questo sicuramente è uno dei benefici che deriva dalla pratica del biliardo a scuola. Poi, diciamo, questo ci consente anche di avvicinare le nuove generazioni, di sdoganare, come dicevo prima, il concetto del biliardo da gioco, da sala fumosa, scommesse, eccetera, a un gioco sano, bello, divertente da praticare con grande tranquillità sia dei ragazzi che delle famiglie. E quindi possiamo dire che è una scommessa vinta. Quando 15 anni fa abbiamo introdotto questo concetto sembrava utopia. Oggi abbiamo 60 scuole, 2500 studenti, un progetto approvato dal MIUR, quindi certamente meglio di così, meglio di così non si poteva andare. Loris. C'è stato un brivido perché Rosa ha cercato un tiro di rimessa con la propria, si è fermata proprio in mezzo al castello, sembrava potesse anche pagare pegno, poi alla fine ha comunque l'accosto, due boccette di vantaggio e anche 7 punti in più in questo secondo set. Perucchetti non se lo gioca bene l'ultima e lascia già l'accosto a Rosa, che può dedicarsi ad altro con le ultime due. La prima la gioca intanto subito. Quella due sponde. Boccetta rossa che fa gola, no? Sì, pare. Sì. Questa non va subito sul castello. No. Forse ha forzato troppo il tiro, scende troppo e Rosa c'è un getto di stizza, come dire, bastava se fermasse una spanna sopra, avrei tirato un calcio più agevole. Così praticamente non ha possibilità semplicistiche di fronte, può anche cercare solo i tre di accosto ed è quello che fa. 3 di punti di accosto per Rosa, che quindi boccia sul 21-11 per la seconda volta in questo Rosa. Secondo set. Alla ricerca nuovamente del castello, quindi. Ha fatto 8 nel tiro precedente. Che se riuscisse
a ripetere l'espoir, potrebbe comunque prendere il largo. Forse sì. Sì, 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 sì. Beh, con questo 10... Ha ripetuto. 10. Rosa si presenta nelle stesse situazioni che del primo set, le prime due bocciate ha fatto 2-10, poi ha avuto un calo nelle successive due, facendo due volte due punti. Stavolta però il margine per lui è diverso, perché è davanti di 20 punti, mentre in precedenza, nonostante questi due bellissimi tiri di bocciata, era in ritardo, perché Sandrini aveva fatto 24 di rimessa. No, Sandrini, il lapsus. Sandrini è stato protagonista. Ma ti perdoniamo. Ti ringrazio. Non ti preoccupare. Poi ti perdono. Il tuo presidente ti perdona. Sì. Perdoniamo. Questo non perdonare loro è impossibile. Senta, presidente, poi con lei voglio parlare di futuro, anche se, e non so se è un futuro prossimo o un futuro lontano. Intanto la metto un po' in ambasce con questa mia premessa. Poi ci arriveremo. Per adesso guardiamo ancora che cosa succede. Certo. Beh, succede che Perucchetti va all'accosto, una bellissima giocata, perché si posiziona praticamente attaccata al pallino, mantiene la boccetta di vantaggio, Rosa è costretto a giocare una boccetta abbastanza complicata, deve giocare quasi una carambola sulla rossa attraverso un tiro a tre sponde di effetto, eccolo qua, si riesce a toccarne la rossa, poi si vola sul pallino, ma tocca nella prima bianca e sbaglia tutto. Sì. Praticamente non era il suo obiettivo. Lui doveva essere più largo, toccare nella rossa, andare sulla bianca con la propria. È una delle poche giocate che abbiamo visto questa sera d'effetto, e anche ieri sera. Diciamo che le ragioni possono essere molteplici. Una, le situazioni sul campo. E poi anche perché, essendo un biliardo nuovissimo dove non è stato sperimentato il tiro d'effetto, forse è quello più complicato. C'è la paura della risposta delle sponde? Sì, no, la risposta delle sponde può variare, basta un piccolo effetto in più in meno, appunto. E quindi è questo che comporta. Comunque, adesso Rosa non è una situazione eccezionale, perché Perucchetti con due boccette va sicuramente all'attacco. Girano solo le bianche, ma una rossa va nel danno, e questi sono 8 punti persi. Sì. Ha girato anche delle rossa. Riceve 8. 10 punti persi in totale. E va alle soglie dei 40. Siamo in zona. Una brutta. In zona arrivo. Sì. Adesso si guadagna un punto di accosto Perucchetti, ma boccia sul 12. A 39 non fa sicuramente ancora grande. No, perché anche abbattendo tutto il castello andrebbe comunque Rosa a 23, quindi vicinissimo al traguardo, però deve vincere assolutamente, quindi Perucchetti può comunque mantenere le proprie chance, perché ha l'eventuale tribolsa a disposizione. Bocciata forza ridotta, perché cerca di tenere il pallino, forse vuole tenere sotto il castello, invece così rimane sopra. Se l'avesse forzato un po' di più avrebbe fatto 10 punti. Certo, ma ha fatto una scelta di giocare un tiro forza ridotta per mettere sotto il castello. Ha mancato 30 centimetri a gittata e Rosa può adesso giocare di calcio. Rimaniamo concentrati, perché sia con la boccia che col pallino su, il gioco... In questo caso il colpo è sul pallino. Il colpo è sul pallino, dici? No, Rosa sceglie la prudenza. Certo che il vantaggio è alto. 39-14. Però. Tu avresti fatto diversamente. Non solo io, molti altri. Molti altri. Il calcio. Sì, perché a un certo punto come prende il calcio fa partita oppure prende il punto. Così comunque non aveva fatto un tiro che può venirgli in mente se alla fine succede che l'avversario ti fa tre tiri micidiali e te rimani a 39, insomma. Ed è successo ancora. Vabbè, speriamo che non succeda stavolta. Adesso, no? Questo è un augurio che possiamo farcelo per Rosa, però poi nel complesso sfida può succedere. Allora, mi sa che adesso vanno avanti alla ricerca del punto. Adesso Rosa
una volta che ha fatto la scelta di spedire sul pallino, deve cercare di mantenere l'accosto, sì, per andarla bocciata. Certo. Allora, Presidente, la mia domanda era questa, è questa. D'accordo che l'orizzonte si amplia, perché quando parliamo di Olimpiadi non dipende solo dall'Italia, ma dipende da molte nazioni, però quante possibilità ha in un futuro, prossimo o lontano, non lo so, la disciplina del biliardo diventare una disciplina olimpica? Ma guardi, c'è la domanda fatta dalla Federazione Internazionale per entrare nella, tra le discipline olimpiche nel 2024. E quindi è una data molto vicina, perché se consideriamo che quest'anno ci sono le Olimpiadi, esatto, vuol dire praticamente alla prossima Olimpiade. Esatto, diciamo che noi abbiamo due discipline che potrebbero andare alle Olimpiadi, una è la carambola tre sponde e l'altra è il pullo, che sono quelle poi più diffuse a livello mondiale. È chiaro che ogni anno il CIO elimina alcune discipline, quelle magari meno seguite, le inserisce di nuove. Qualche anno fa è stata la volta dell'arrampicata sportiva, adesso sappiamo che la nostra federazione internazionale, la UCBS, sta lavorando su questo progetto. Bisogna vedere se riusciamo a entrare in quel ristretto novero di discipline. Ecco, però, è certo che nel caso in cui dovesse diventare disciplina sportiva, una qualsiasi, certo, delle specialità sarebbe uno sdoganamento totale del mondo del biliardo. E cambierebbe sicuramente tutta la prospettiva del biliardo a livello mondiale poi. E dunque quel tiro di rosa non effettuato consegna uno scenario molto diverso, perché adesso Perucchetti, pur con la possibilità di ritardo, si guadagna un pallino che comunque cerca di sfruttare di bocciata. Rosa si è affidato di poter mantenere la possibilità di vantaggio alzando quel pallino, poi ha sbagliato lui, e quindi direi che in questa giocata ci ha fatto qualche delusione, ce l'ha data, via. Visto che ci sei rimasto male nel tuo commento. No, vabbè, ci sta che... No, non te l'aspettavi che giocasse in difesa, quando invece, secondo te, secondo molti altri probabilmente... Ecco, glielo regala... Beh, Perucchetti ha già lasciato però altri 10 punti, ne lascia 4, altri 4. Evidentemente la scelta di Rosa alla fine diventa premiante, perché è proprio Perucchetti che dà gli spazi per poter, certo, vincere il set. Però, insomma, in una situazione come quella non bisogna tergiversare più di tanto. Il più delle volte vieni punito dal biliardo, dall'avversario, che magari si rigenera o si ringalluzzisce e ti fa due tiri eccezionali. Questa volta non è successo, ma altre volte qualcuno ci ha lasciato le palle. Vabbè, via. Diciamo che è come aver sbagliato uno smash quando avevi tre match ball a disposizione. Però lì l'avevi ricalcato, l'ho messo, qui non l'abbiamo tirato. No, vabbè. Ah, è come sbagliare il rigore quando stai vincendo 3-0. Ecco, sì. Perucchetti in questo momento è praticamente perdente, ha cercato un tiro, diciamo, un po' alla disperazione, ma non gli ha fruttato granché. Vabbè, adesso in questo momento direi... indipendentemente dal fatto che il biliardo comunque, come molti sport, può dare sempre sorprese, però direi che la può perdere solo Rosa in questo momento. Certo, ci sta, però rimane il fatto che Perucchetti ha 15 punti, gliene servono 35. Sono tanti, Allora, se ne conto che in un tiro se ne possa fare 24. Sì, indubbiamente, però... in quella che è la situazione momentanea. Cioè, passa anche attraverso l'eventuale rimonta di Perucchetti, perché adesso, per esempio, questo accosto cerca di mettere in difficoltà Rosa, che c'ha la boccia di vantaggio, ma se sbaglia, la perde e magari torna a bocciare Perucchetti. Doppio bersaglio per Rosa e il pallino scivola verso la bianca e quindi il punto è suo. Adesso Perucchetti andrà sul pallino più vicino possibile e poi aspetterà. Cercando l'errore di Rosa per poter poi
bocciare nella fase successiva. Però, sì, non è stata una rosa, una semplice lunga corta che gli dà la possibilità di bocciare sul 44 a 15. Sì. Terzo pallino per rosa. Rosa 1. Teniamo conto che vediamo, nei primi due ha fatto 18-8, la media del 9. Se andiamo, servono solo 6. Se andiamo alle three balls. Beh, certo che i three balls funzionano. L'anno scorso non ne abbiamo avuto uno. Quest'anno tanti. Sì, andiamo a three balls. No, no, ancora no. No, fa 4. Con 4 non basta. Sì, no, 48. Allora, questo passaggio in mezzo mi dà l'opportunità di dare un'informazione a tutti i telespettatori, perché ieri in una fase particolare, Minocchi è passato due volte in mezzo, ci siamo chiesti che margine c'è. Un millimetro. Un centimetro, 42 millimetri per, tra il, la boccetta e i birilli. Naturalmente c'è molto di più per il pallino, visto che per che te non ne fa, vado a consultare il libro di secondo Giunchedi, che dice che il pallino ha 2 cm 94 mm di spazio per passare in mezzo ai due birilli. Questa è un'informazione che per i neofiti del biliardo magari conta poco. Però se consideri che deve passare in mezzo, deve lasciare non 2,94, no, 2,94 ma deve lasciare 1,40. Beh, certo, da una parte e dall'altra. Lo spazio, sì, certo, ma è come gli 1,42 della boccetta, insomma, allora è 72 mm. Certo. Vabbè, adesso su 48 rosa, 15 Perucchetti va all'attacco. No, questo è sbagliato. E ormai gioca le ultime, perché adesso ha perso la boccetta di vantaggio che aveva. Sì, l'ha recuperata. No, però ha preso il punto, ma non ha recuperato granché, perché no, adesso ha preso il punto. Sì, ecco, bravo. Ma ovviamente si è dovuto giocare una palla. Ricordiamo che con due punti va a 50, Rosa. Sì, con due punti quindi, non ci sono più nella costa, quindi no, deve farne tre. No, è chiaro, quindi con due boccette andrebbe a 51. Sì. Adesso si è giocata molto bene e ha messo una seria ipoteca a vincere questo set. Prepariamoci a vivere un altro A vivere un altro spareggio. Così anche il nostro presidente scopre che abbiamo inventato un qualcosa che non esisteva fino a pochi giorni fa, di verità dall'anno scorso. Cioè, sì. Ecco i tre punti per Rosa che vince il set 51 a 15. Rosa, 3, 6, e si va allo spareggio. Vediamo qual è la scelta. Adesso, chi ha vinto la Kitto può scegliere si gode, il si gode lo per spareggio ultimo. Così come l'abbiamo inventato. Vediamo. Allora, la Rosa ha vinto la Kitto. Sempre, dice, sempre naturalmente, come abbiamo detto, prima. Per esigenze televisive. Ovviamente. Gli esperimenti possono nascere anche cose nuove. Prima bocciata per Perucchetti, poi toccherà a Rosa seguire la sua. Perucchetti, che non è stato sicuramente eccezionale nelle bocciate nella partita, parte con un 2. Diciamo che di bocciata Rosa non ne ha sbagliato una nelle sette. Non dirlo. No, l'ho guardato come realizzo. Non dirlo. Abbia fatto... Non dirlo. Vabbè, non lo dico più. è la fortuna che Rosa è di Rimini. Se fosse di Napoli, sarebbe meglio. Certo avrebbe. Sì, appunto. Vedi? Corna. Bocciata sbagliata arriva nel tribus. Però alla, 2-0 ancora. Alla Pappagone, corna bicorna, quaglio con un quaglio. Sì, ma aglie con un guaglio. Nello sport, diciamo, la superstizione premia relativamente poco. No, vabbè, però tutti sono superstiziosi. Tutto premio non poco, c'è niente, non c'è niente da fare. Ma c'è chi usa lo stesso cappotto in panchina, chi usa gli stessi calzettoni. Bravo. Oh.
Ora 8. Conduce Perucchetti dopo due bocciate 10-0 dopo questo 8 realizzato. 8. Rosa ha una bocciata in meno e poi ci sarà l'ultimo tiro di calcio che anche in questo caso si avvia a diventare il tiro decisivo del Tribors. Niente, vedi? Attenzione. No, che va, no, che va. Beh, due punti, chissà. 10-2, ancora può essere... Rosa. È ancora aperto. Sì. Due. Vediamo. Adesso c'è il tiro di calcio. Sì, vediamo. Certo un po'. Che per Perucchetti è un match ball, perché se facesse il top, Rosa non avrebbe possibilità di recupero con 8 punti di ritardo. Perucchetti va al tiro di calcio, di valore doppio. Attenzione, la rossa se lascia dei punti vanno a Rosa, ne fa invece 4 Perucchetti e conduce 14-2. Rosa deve fare come minimo 12 punti, vorrebbe dire un rosso e un bianco, se fa la fila 16 passa al turno successivo. Beh, è chiaro che se ne fa 12 vanno a 14 si va avanti ancora. Sì. Vediamo. 16 non arriva e quindi vince Perucchetti 14-2 il Tribors ed è 14 semifinalista. A 2 e quindi Giuseppe Perucchetti di Brescia è il secondo semifinalista. Noi qui chiudiamo ovviamente per un breve stacco pubblicitario, torneremo tra poco, ricordatelo, sempre in diretta, per seguire la semifinale che vedrà protagonisti Daniele Ricci di Bellaria e ovviamente Giuseppe Perucchetti che si è appena giudicato la sua partita agli spareggi o allo free balls, così come l'abbiamo definito. Pubblicità.